Buongiorno, mi chiamo Federico Olcese, lavoro in Fincantieri, divisione navi militari qui a Genova. Mi occupo al momento di ricerca e innovazione. Perché riteniamo importante essere qua? Beh, innanzitutto siamo stati invitati, quindi ringraziamo l'organizzazione di averci invitati. In secondo luogo, riteniamo che il titolo stesso della manifestazione, Blue Skills, da un lato richiami quelle che sono le competenze, le capacità di studiare, progettare, costruire e quindi sostanzialmente il mondo dell'azienda, anche il mondo dell'azienda. E per quanto riguarda la parola blu, richiama ovviamente gli aspetti di sostenibilità e in particolare di ecosostenibilità e diciamo che anche in questo la mia azienda sta facendo grossi sforzi. Diciamo che come comune denominatore di queste due parole ci possiamo mettere anche la ricerca, di cui io in questo momento mi occupo, perché la ricerca dà vantaggio competitivo alle aziende e perché la ricerca è anche spinta dalle normative green che stanno entrando in vigore e perché a sua volta la ricerca è necessaria per soddisfare le normative green che entreranno in vigore. Io mi occupo di navi militari e quindi le navi militari sono un settore particolare. Non sono, diciamo, tenute a sottostare alle normative IMO, quindi neanche quelle sugli impatti ambientali, però nonostante questo tutte le marine del mondo cercano, compresa quella italiana, di soddisfare questi requisiti e quindi di fatto le problematiche di compatibilità ambientale rientrano anche all'interno del nostro prodotto.